Il vermut è un vino aromatizzato con infusi di erbe, di cui la più caratteristica è l'artemisia, o meglio nota come assenzio, una pianta dall'effetto amaro-tannico con proprietà digestive. Nel 1786 un torinese, Antonio Benedetto Carpano, inizia la prima produzione industriale ed il vermut, da bevanda medicinale prodotta nelle farmacie, inizia ad essere consumata come aperitivo conviviale. Ma la vera e propria esplosione commerciale avverrà solo un secolo dopo, quando, esportato in tutto il mondo ormai, Torino diventa per tutti la patria del vermut. In questi anni l'esposizione internazionale di Torino nel 1911 assegna al vermut bianco prodotto dalla premiata distilleria Antonio Parigi il gran premio della categoria. Ed è da qui che siamo ripartiti a immaginare il recupero storico di quella che fu un'eccellenza tutta canavesana. Nel 1870 la famiglia Parigi acquista lo stabilimento Gancia di Chivasso ed inizia la propria attività liquoristica che durerà fino al 1850, anno in cui l'attività cesserà. Oggi, grazie ai discendenti Antonella e Maurizio Parigi, che ci hanno svelato la storica ricetta, grazie al vino erbaluccio della nostra cantina e ai sapienti infusi prodotti dalla distilleria Rivelchion, unitamente all'antica arte della miscelazione della pasticceria storica Bonfante, stiamo riportando sulle tavole questo antico marchio. Il Grand Prix 1911 è un vermut elegante, decisamente amaro, che si può consumare come aperitivo con ghiaccio o servito liscio a fine pasto. Domenica 8 maggio al Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese inizierà un sogno che condurrà lo storico marchio dei sigari premium della Val Tiberina Tornabuoni a progettare e realizzare nel corso di tutto il 2022 un sigaro perfettamente concepito per abbinarsi al vermut di Torino Grand Prix 1911 Antonio Parigi. Domenica 8 maggio al Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese inizierà un sogno che condurrà lo storico marchio dei sigari premium della Val Tiberina Tornabuoni a progettare e realizzare nel corso di tutto il 2022 un sigaro perfettamente concepito per abbinarsi al vermut di Torino Grand Prix 1911 Antonio Parigi. Gabriele Zippilli, proprietario della compagnia Toscana Sigari, condivide la passione per il lavoro ma anche il piacere e la soddisfazione nell'accettare e superare le sfide come quella di abbinare un sigaro ad un vermut di Torino. Antonio Parigi Grand Prix 1911 vi aspetta al Mercato della Biodiversità, Agricoltura e Resilienza alla Reciprocità il 7 e 8 maggio a San Giorgio Canavese.